peperoni proprio finissimi, la sfoglia con lo stendarello, tutto quanto, poi li taglio fini, fini, fini. Poi faccio pure le fettuccine, più larghe un dito, pure un po' di meno. E la polenta con le salsicce, con gli broccoli stracinati, col peperoncino, insomma, buoni. Ecco, poi che altro? Il brodo, pasta e fagioli, la zuppa di pane, tutta roba così, tutta roba genuina, tutta roba di casa, mio padre era contadino, tutta questa roba. Questi sono i piatti tipici di Gavignano, Sì, diciamo. proprio, guarda, è tutta una mine, è tutto così. Ormai i maccheroni fini fini li faccio, li fare tutti. Sono certe belle foglie verdi larghe, come, beh, stanno per la campagna così. Assomigliano alla bieta, le foglie di bieta le sa lei come sono larghe? Sono larghe così, si fanno bollire, bollire bene cotti cotti, che diventano pure l'acqua diventa verdastra, quelle si spremono, si scolano e con quelli, per esempio, se uno ha un ascesso al dente o alla, ci si mette quello, guarisce, guarisce. Mia madre, quando che facevano a noi piccoli che ci facevano male le orecchie, ha visto subito se va dal Torino, no, l'olio ferrato. Prendeva l'olio, ci metteva un chiodo di ferro dentro a quell'olio e friggeva, ci metteva quello e noi ci passava, guarda che roba. Prima era così, mo tutti antibiotici, mo. Tanti anni fa la gente vestiva alla meglio, mica ci stavano i vestiti di adesso, che insomma, che si possono comprare, i soldi non ci stavano, però le feste erano bellissime, c'era una religiosità enorme, per esempio alla processione, non ci si entrava a Gavignano, adesso pure che è la Madonna delle Grazie qua, no? E viene pure la gente da fuori, ma prima eravamo noi proprio la devozione, i genitori nostri. Per esempio andavano in campagna, la chiesa di San Rocco la conoscete voi, no, vero? Il santuario dove sta la Madonna delle Grazie. Per esempio, beh, io voglio dire, mia madre, mio padre, mia nonna, quando ritornavano dalla campagna, salivano, si inginocchiavano lì, ci sta la finestrella lì, c'è la Madonna delle Grazie, si inginocchiavano, pregavano e poi se ne andavano a casa. Ma prima era un'altra cosa. Non c'è più nessuno, la chiesa è sempre vuota. Io vado pure a leggere le letture al Vangelo, Mi chiama il sacerdote, ci va a leggere la prima lettura, i salmi. Io ci vado perché a me, no che mi piace, io leggo a casa, capito? Mi voglio tenere un po' la testa un po' aperta, non mi voglio rimbambire. Che altro? Mi sta scivolata la gola.